La Versilia è un luogo per molti aspetti unico. Soltanto qui, infatti, a pochi chilometri di distanza le une dalle altre, coesistono realtà tanto diverse fra di esse quanto affascinanti. Si va, infatti, dalla raffinata mondanità di Forte dei Marmi, con le sue vie dello shopping, il mare e le spiagge dorate, a un luogo come Pietrasanta, dove ci troviamo in questo momento, vera culla di cultura, di storia, di arte. Pietrasanta è una città che amiamo particolarmente, soprattutto per il suo legame con l'arte e con la scultura in particolare, scultura di cui è un centro di eccellenza a livello mondiale, grazie alla sua tradizione secolare legata alla vicinanza con le cave di marmo di Carrara. Lavorare in un contesto come quello della Versilia pone il progettista di giardini di fronte ha incarichi molto diversi e tutti stimolanti. Può capitare infatti di ricevere una commissione per progettare e realizzare il tipico giardino della villa di vacanze al mare. Si tratta in questo caso di lavori su giardini di dimensioni relativamente ridotte, dove però è necessaria una grande cura, visto il livello estremamente alto del contesto in cui si opera. Al contrario, può invece capitare di ottenere una commissione per progettare un giardino di fronte al mare, posto cioè sui promontori delle Alpi Apuane che si affacciano sul Mar Tirreno, nella zona di Pietrasanta. In questo caso si tratta di giardini completamente diversi da quelli di cui abbiamo parlato poco fa. Si tratta infatti di giardini che si aprono su scenari estremamente affascinanti e spettacolari, e che però si trovano, nonostante il contesto mediterraneo dell'intorno, in zone praticamente montuose. Si tratta quindi di aree con dislivelli molto molto accentuati, terreni estremamente rocciosi, quindi condizioni molto difficili e del tutto differenti dal tipico giardino di riviera. Lavorare in Versilia quindi pone il progettista di giardini di fronte a sfide sempre diverse, ma sempre estremamente stimolanti. Si opera infatti in contesti di grande bellezza, di grande raffinatezza, per committenti che amano in genere il buon vivere, la cultura e la bellezza che ci circonda.